incazzato come un pazzo perché ho preso il rosso, mi hanno buttato fuori. Io ho intenzione, insieme a Buffon, di fare giustizia e di uccidere l'arbitro che ha fatto perdere la nostra Juventus. Vuole il cecchino? Buffon, ma sei pazzo? Vuole cecchinare l'arbitro? Non ho mai visto Buffon con il cecchino in mano. Ci apposteremo qui. Oh, Buffon? Oh, ma ho visto bene? E lui? Ci siamo, ci siamo. Bang! Oddio, l'ha preso! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua è Megozzo e benvenuti a Bomba in questo nuovo video della GTA 5 mod vita reale da calciatore. Allora ragazzi, sinceramente volevo portarvi questo video ieri, quindi il giorno stesso in cui è successo il tutto. Ormai sta diventando di tendenza l'argomento, il fatto del Real Madrid e Juventus che si sono appicciate per il fatto del rigore. E quindi ragazzi, ho pensato di portare, dovevo portarlo ieri, però poi l'ho dovuto portare oggi perché c'è stato un malinteso con i video che avevo già precaricato. Sapete che mi piace anche parlare con voi, sentire la vostra nei commenti, quindi mi piacerebbe se nei commenti mi diciate se per voi era rigore o per voi non era rigore. Vi dico la mia, per come ha giocato la Juventus da esterno, quindi non da fan della Juve né da fan del Real. Come ha giocato la Juve? Ha preso tre pere in casa e poi le ha date in casa al Real Madrid. Me meritava di andare ai supplementari e poi ragazzi, se lì c'era un altro rigore, se lì era netto il fatto, ok, ci stava. Ma non al 93esimo su un rigore che forse non era al 100%, perché molti dicono il rigore netto, altri no. Per me ragazzi non era netto, non gli ha dato mica un calcio nelle balle, nel pancreas, nello stomaco, in tutti gli organi che ha. Quindi secondo me non era totalmente rigore. Poteva ammonirlo senza buttare via fuori Buffon. E ragazzi, porca miseria, Buffon oggi si vendica. Sì, si vendicherà su GTA, preparati che sarà un video bellissimo, veramente bello. Mi raccomando, siccome ci tengo molto a sapere anche la vostra, fatemi sapere nei commenti quello che pensate della partita, se era fallo, se Buffon non doveva pigliarsi il rosso, insomma. Fatemi sapere e ditemi anche se il video vi è piaciuto. Prima di passare al video vi ricordo che se volete potete seguirmi su Instagram, che trovate qui e in descrizione. Quindi andate in descrizione, seguitemi e avrete la possibilità di essere salutati da me in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando raga, passateci 2 minuti, fatelo per me. Allora, molti di voi staranno pensando che questo video non dovrebbe esserci, perché ovviamente Buffon nella mia serie della vita reale ragazzi è morto perché ha cercato di uccidere Ronaldo e Michael, insomma ve lo ricordate. Allora, come vi ho già detto, essendo un episodio speciale, per questa volta ragazzi Buffon c'è. Infatti negli episodi speciali ragazzi la trama, diciamo, gli episodi si staccano dalla trama principale e quindi diciamo che ci sono tutti i personaggi che ci dovrebbero essere, come in questo caso Buffon, che facciamo un'eccezione, che dovrebbe essere morto ma in realtà non lo è. Quindi ragazzi, fatemi, come vi ho detto, sapere nei commenti se per voi l'arbitro aveva ragione o no. Comunque fatto sta ragazzi che la colpa non è del tutto del Real Madrid, perché comunque il Real Madrid ha giocato la sua partita. A parte il nostro CR7 regà, che ammettiamolo, è il nostro idolo, evitare di buttarsi insomma nel campo, cioè sembrava che stava in una piscina, si buttava sempre a terra. Però la colpa non è del Real Madrid, ma io penso sia proprio pesantemente dell'arbitro. Quindi fatemelo sapere. E fatemi sapere anche se il video vi piace, no? Io, perché doveva uscire ieri. Allora, ragazzi, sono incazzato come un pazzo perché ho preso il rosso, mi hanno buttato fuori. Sarà l'ultima fottuta partita di Champions che ho giocato? E secondo voi io me la devo giocare così? No, porca miseria, no, sono incazzato nero, ragazzi. Guardate Buffon quanto è incazzato. Guardate la sua faccia, di proprio gli trasporta il sangue dagli occhi, gli straescono le vene. Raga, è incazzato perché a vedere se vi spero 9 al 93esimo in una partita di Champions con 3-0 dopo aver fatto la remontata e poi aver preso la reinculata dall'arbitro, vedete se non siete incazzati. Io ho intenzione, insieme a Buffon, di fare giustizia e di uccidere l'arbitro che ha fatto perdere la nostra Juventus. Ho detto, questo è un episodio speciale perché proprio in concomitanza con la partita e quello che è successo, allora ho pensato di farlo su GTA, quindi fatemi sapere se è un'idea carina. Juve ha perso, ok, ma per me si è qualificata, ha vinto comunque la Juve. Quindi, visto che ci siamo, adesso prendiamo la nostra bellissima Range Rover,
Io ho chiesto a chi voleva farlo insieme a me, ma ragazzi, ovviamente sono tutti molto piccoli, cioè in confronto a Buffon che ha 40 anni, gli altri ragazzi non hanno voglia di fare cose del genere. Ci faremo giustizia da soli, faremo la cosa giusta, la cosa che va fatta. L'arbitro arbitrato di merda, per citare un certo Buffon, da stare sul palco a bersi Sprite, Coca-Cola, aranciata, orange juice, acqua frizzante e bollente, quello che è. Quindi, siccome siamo incazzati neri e vogliamo la nostra vendetta, perché l'arbitro ha arbitrato veramente con il culo, c'è da dirlo, ora ragazzi andremo all'ammunition. E siccome sono stra incazzato e stra nervoso, me ne fotto del semaforo! Quindi ragazzi, siccome sapete che nella nostra serie di GTA, comunque sì, fa sempre parte della vita reale da calciatore, ma essendo GTA il gioco di base in cui lo facciamo, ci deve sempre essere, come ho già detto, un pizzico di pazzia, ragazzi. E Buffon è quello giusto con le palle e i panni giusti per fare una cosa del genere. Quindi ora entriamo e spacchiamo tutto. Mi raccomando, se ancora non avete messo un bel mi piace e non vi siete iscritti, mi raccomando, piazzatelo subito, immediatamente, pagliacce e pagliacce, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi i prossimi video. Quindi mi raccomando che vi aspetto. Allora, le dico già che non ho intenzione di ammazzare l'arbitro che mi ha fatto perdere la Champions, mi ha fatto perdere un botto di milioni, mi ha fatto perdere la schedina e la SNAI perché mi ero giocato 3-0 della Roma e il 0-3 della Juventus, porca miseria, non ho queste intenzioni. Il commercio c'è sta di stare calmo, è che lui ci vende quello che vuole e non gli interessa, giusto raga. Allora, servirebbe, attenzione, questo è un momento epico. Cosa? Vuole il cecchino? Buffon, ma sei pazzo? Vuole cecchinare l'arbitro? What the fuck? Veramente? Vuole cecchinare l'arbitro? Il commesso sta di che non c'è problema, ora ce lo piglia. Sì, sì, voglio quello là sopra, quello che sta sotto ai cartelli warning. Voglio quello là. Non ho mai visto Buffon con il cecchino in mano. Guardi, signore, che non devo andare a fare una guerra, devo solo ammazzare l'arbitro che mi ha fatto perdere la partita. Perché, raga, è colpa sua, porca miseria. Poteva darmi il giallo, mi pigliavo il giallo e continuavo i supplementari. E poi se avessimo perso, vabbè, sì, andava a nave, insomma. Mamma mia, Buffon, mamma mia. Allora, ragazzi, il piano sta procedendo giusto. Buffon è incazzato nero. Abbiamo perso la Champions per questo arbitro di merda. L'arbitro del merda deve pagare. Quindi dobbiamo capire dove possiamo trovarlo adesso, perché l'arma ce l'abbiamo. Certo, non possiamo cecchinarlo da un punto normale. E dobbiamo anche capire dove possiamo trovarlo. Quindi mentre c'è il rosso lì, aspettiamo che scatti il verde. Stavo pensando di pedinarlo. Una volta che ragazzi lo pediniamo, basta con questi rossi. Ma in sta città ci sono sempre rossi, non Anthony, ci sono sempre i semafori. Avete capito, ragazzi? Dite che avete capito. Qua al banner, che è l'hotel più grande, è un hotel sia da hotel che da spa, ed è un hotel molto grande dove vengono praticamente tutti quanti ad alloggiare. E solitamente l'hotel consiglia di andare a fare le passeggiate lungo Vespucci Beach, quindi lungo tutta la spiaggia, a tutti quanti i turisti. Quindi noi adesso saliremo sul tetto, ragazzi, perché molto probabilmente il nostro arbitro infame sarà qui da qualche parte. Siamo, non dimenticherò mai il viso di quell'arbitro infame. Buffon, riesci a scendere, porca miseria, ecco, ci siamo. Non dimenticherò mai, ragazzi, il viso di quell'arbitro infame che mi ha cacciato fuori dalla mia ultima partita di Champions. Quindi adesso ora ci apposteremo qui in attesa che il nostro arbitro infame vada a correre, ragazzi, perché siamo riusciti a scoprire, ragazzi, che l'arbitro sta proprio qui. Sono andato a chiedere se c'è, quindi non appena lo vedremo qui, ragazzi, perché, oddio, che bel cane, perché ragazzi vi posso assicurare che quel viso da infame non lo scorderei per nulla al mondo. Quindi non appena, ragazzi, noi lo vedremo qui da qualche parte, sarà fatto fuoco su di lui sicuramente. E come vi ho già detto, la sua faccia la ricordo perfettamente a memoria. Oddio, forse ho trovato. No, ragazzi, non era pelato e non era manco così, quindi questi due non sono. Questa sta a fumare sigaretta, qui c'è sta un cane, quindi questi non sono. Sta coppia qui, no, questa è una donna, questo è un cane. Oddio, raga. Oh, Buffon. Oh, ma ho visto bene, è lui. Oh mio Dio, ragazzi, è lui. È l'arbitro infame che mi ha dato il rosso e mi ha espulso. No, Buffon, sei casatissimo. Calma, 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 lo abbiamo trovato. Lo abbiamo trovato, però abbiamo la possibilità di vendicarci su quello che ci ha fatto, per averci sbattuto fuori, per aver fatto perdere la mia Juve e per avermi dato quel cartellino rosso da infame. Vedete, ragazzi, ora potrei piantargli un colpo in testa in questo momento, ma guardate, si sta muovendo. 3, 2, 1. Vai, Buffon! A chi?
Ci siamo ragazzi, ci siamo. Bang! Oddio, l'ha preso! Ora, non riesco a... Oh mio Dio, forse... Non so che... L'avrò preso, non lo vedo più, sta steso a terra. Lo vedo tipo steso a terra. Tutte le persone stanno scappando perché hanno visto la polizia, hanno sentito il colpo dello sparo. Oh mio Dio, Buffon, sei un pazzo! La situazione è questa, è arrivata già una pattuglia, un'ambulanza che stanno cercando di capire perché sia morto. Da dove è arrivato il colpo di cecchino? Sono scappati tutti. Oddio! No, ragazzi, dobbiamo scappare. A quanto la polizia ci ha trovato la polizia, dobbiamo andarci. Abbiamo un elicottero e 3000 pattuglie dietro. Buffon, presto, dobbiamo sgommare. Sgomma via di qua, ragazzi. Allora, almeno siamo sicuri che l'abbiamo ucciso. Questo è poco ma sicuro. Raga, è morto. Giustizia è stata fatta finalmente. Oddio, Mato. Oh, tutto bene? Buffon? Sì, ragazzi, Mato. Non c'ho capito niente. Allora, ha avuto la sua vendetta contro l'arbitro infame. Buffon sta scappando, ragazzi. Non ci sto capendo niente. Anche io ce la farà scappare. Verrà preso. A me, secondo me, verrà preso, ragazzi. Guardate la mappa, è circondato da poliziotti. Oh mio Dio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su. Ditemi se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, se Buffon ha fatto bene a uccidere l'arbitro che gli ha fatto perdere, non so, l'ultima partita della sua carriera, non lo so, ditemelo voi come la pensate. Iscrivetevi al canale, condividete il video e commentate con secondo voi. Oddio, Buffon, ma tu! Oh cazzo! Ok, tutto bene? Oddio ragazzi, siamo a zero di vita. Quindi dicevo, commentate, ditemi se il video vi è piaciuto e tutto il resto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video. Scherzato da te, mia maglia ufficiale edizione limitata, quindi comprate le regali che sono veramente belle. È sempre in descrizione se volete essere salutati da me in tutti i prossimi video. Mi raccomando, venite a seguirmi che vi aspetto. Per questo video è tutto ragazzi, Buffon ha avuto la sua vendetta. Ditemi voi come la pensate, come cazzo ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!